Buongiorno, come stai? Spero bene e benvenuti nel mio canaletto. Che battuta! La fine della Seconda Guerra Mondiale lasciò dietro di sé non solo una distruzione fisica dei luoghi e delle nazioni, ma anche una distruzione spirituale generalizzata. Proprio da queste ceneri nacque l'informale, il primo grande movimento sovranazionale nella storia dell'arte. Forse la prima corrente, anche se non lo è mai stata, che invece che essere aggrappata a un unico stato è stata caratteristica di più nazioni dell'Occidente. La corrente informale rifletteva appunto questo stato d'animo di disillusione generale verso l'essere umano, verso la scienza, verso il cammino del progresso. Ci si ritrova dopo la guerra mondiale, dopo i campi di concentramento, dopo la bomba atomica, a non avere più quell'ottimismo tipicamente positivista, che riteneva che comunque attraverso le scoperte scientifiche l'uomo sarebbe stato destinato a migliorare significativamente col tempo, a diventare sempre più intelligente, sempre più morale anche in un certo senso. Invece il segreto di Pulcinella si scoprì che la scienza, anche ad altissimi livelli, poteva essere utilizzata per fare del male ancora di più all'uomo. E quindi nell'arte si manifesta questa corrente che è molto individualista, un po' come se gli artisti si fossero chiusi in se stessi, no? In Italia abbiamo come esponenti dell'informale, per esempio, per rendere l'idea, Lucio Fontana e Alberto Burri, entrambi che lavoravano proprio con un'idea di materia non figurativa, di materia ridotta alla sua essenza. Allo stesso tempo in Italia abbiamo avuto Emilio Vedova, che è un po' la nostra risposta italiana a quello che è stato negli Stati Uniti Jackson Pollock. Jackson Pollock è la quintessenza del fenomeno dell'informale che negli Stati Uniti viene chiamato più solitamente espressionismo astratto. Non erano più artisti interessati alla politica, ma erano interessati a un'espressione libera, quasi psicanalitica del sé. Pollock si definiva espressionista proprio in questa sua volontà di mettere se stesso nel prodotto materiale finale dell'opera. Quello che si è sempre sospettato e ha avuto conferma dopo gli anni 2000 e rientra nella sfera dei complotti, ma non dei complottismi, perché è stato praticamente confermato, il fenomeno dell'informale non fu solo un fenomeno spontaneo, ma fu un fenomeno politico. Non c'è niente da stupirsi, non c'è da rimanere a bocca aperta, perché nella storia l'arte è sempre stata in qualche forma espressione del potere, del mecenatismo di chi comunque aveva i soldi per investirci sopra. E nel dopoguerra l'informale e l'espressionismo astratto diventarono in tutti i paesi in cui fu in qualche modo coinvolto un'arma segreta del potere. La cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e URSS inizia praticamente già nel 1945. I due paesi si erano alleati per sconfiggere i nazisti, però le loro differenze, le loro incompatibilità erano già in luce, erano già evidenti durante la guerra, per cui non appena la guerra finisce è quasi immediato l'inizio del conflitto, tanto che per esempio quelli che erano, oggi li possiamo chiamare così, profughi italiani fuoriusciti dai campi di concentramento in Polonia, erano in quel momento sotto il controllo russo, erano sotto la loro protezione e dovevano rimpatriare invece in un paese che in quel momento era occupato dagli americani. Quindi già dal punto di vista diplomatico si vede che c'era un po' una difficoltà di comunicazione. E qua siamo veramente nell'autunno del 45. Negli anni successivi, con la pace, è noto, Stati Uniti e URSS si dividono il mondo letteralmente in un modo di cui stiamo pagando le conseguenze tuttora. Ma non sono solo due grandi potenze in conflitto, sono due potenze che offrono due filosofie di vita, due modelli culturali totalmente agli antipodi, che ovviamente si possono riassumere nel modello capitalista e nel modello comunista, se ne parliamo in chiave economica, ma queste due definizioni si portano dietro anche un'ingerenza in tutti gli altri aspetti della vita, ivi compresa l'arte, appunto. Però ci si sofferma molto nel lato politico della guerra fredda e si parla anche tanto, per esempio, della rincorsa all'allunaggio, no? Un tipo di potere molto più sottile, ma
che è stato decisivo per la vittoria degli Stati Uniti della Guerra Fredda è stato proprio questo tentacolare utilizzo dell'arte in tutte le sue forme. E noi stessi, se abbiamo più di 15 anni, ne siamo consapevoli quanto siamo colonizzati dalla cultura americana. Anche il fatto che in Italia il mercato cinematografico americano sia così forte, anche il fatto che la musica americana sia così importante in Italia, sono tutte parte di un meccanismo che ci avvicina e sensibilizza verso la loro cultura, tanto che noi conosciamo alcuni aspetti della cultura americana meglio di quanto conosciamo quelli italiani. E quindi, da quel punto di vista, non è un mistero che quando all'inizio degli anni 50 le grandi gallerie e musei americani sostengono la nuova forma d'arte, ci sia anche una volontà di propaganda politica, un chiaro messaggio, come dire, l'URSS è comunque un regime autoritario, quindi propone un'arte che è grigia, che è tradizionale, che è non innovativa, repressiva. Noi invece permettiamo e finanziamo un'arte che è totalmente libera di esprimersi. Infatti l'informale e l'arte di Pollock sono a vederle quanto di più vicino al concetto di libertà totale si possa immaginare. L'idea di Pollock che si appropria della tela entrandoci dentro e facendo circolare il colore, lasciando entrare anche l'elemento della casualità nell'opera. Che ti piaccia o no quest'arte, però ti comunica un senso di libertà. Pensiamo che tutti noi che sarebbe quasi divertente fare qualcosa del genere, no? Sembra molto liberatorio. Bene, a partire dal 2010 circa, questa impressione che era un po' una di quelle cose che si dicevano a mezza bocca, però non aveva mai trovato conferma, in alcune interviste è stata proprio descritta e anzi sono stati espressamente citati tutti i collegamenti che ci sono stati tra la promozione di Pollock e dell'espressionismo astratto e di tutto il fenomeno informale e la CIA americana, i servizi segreti. Sembra una cosa molto avventurosa, molto da film, però è vero. In quel momento gli Stati Uniti erano anche interessati a lavarsi un po' l'immagine dopo il maccartismo. Non volevano sembrare simili a un regime autoritario e quindi per fare un po' di cultural washing approfittarono del fatto che effettivamente alla CIA c'era tutta una serie di membri che erano anche abbastanza acculturati, erano interessati alle arti, erano colti. Erano addirittura collezionisti e crearono una vera e propria linea diretta con soprattutto il MoMA, il Museum di Modern Art, e con le mostre principali che dovevano sostenere l'arte americana. La cosa accadde abbastanza naturalmente perché già con la crisi del 29 il governo americano aveva istituito una sorta di fondo protezionistico per gli artisti. La cosiddetta WPA era proprio un organo predisposto a sovvenzionare gli artisti. Pensate, in un momento di crisi economica come quello del 29, si dava comunque molta importanza al ruolo degli artisti, in barba a tutti quelli che con la pandemia avevano detto che il lavoro dell'artista è il meno utile in caso di emergenza. Quindi questa sorta di associazione per il supporto degli artisti nella crisi economica si tramutò piano piano in una rete vera e propria di sostegno alle arti che aveva degli scopi politici di propaganda e di cui chiaramente gli artisti beneficiarono tantissimo perché non erano a conoscenza Pollock. A quanto detto nelle interviste, non seppe mai di essere stato indirettamente finanziato dalla CIA. E generalmente questa necessità crea un effetto positivo perché se c'è un organo che con un interesse, un secondo fine, ti dice: ok, metti i soldi sul finanziare tutte le forme d'arte nuove, alternative, trasgressive e comunque diverse dalla tradizione. Di fatto quello che succede è che tu finanzi della gente che ha cose anche interessanti da dire. Oltre all'arte e al cinema, per esempio, questa rete protezionistica finanziò anche la musica jazz, anche quella in quanto espressione di libertà musicale contrapposta alla musica classica tradizionale. C'erano tutta una serie di fattori. Gli Stati Uniti volevano anche un po' emanciparsi dal punto di vista culturale rispetto all'Europa, no? Per cui tutta questa serie di fattori hanno dato un vantaggio agli Stati Uniti in quel momento rispetto all'Europa perché erano disposti a mettere dei soldi per supportare l'arte e addirittura pagarono a proprie spese, pagando
pare proprio la CIA pagò a proprie spese, anche se segretamente, la circolazione di una mostra in Europa che avrebbe promosso l'arte americana anche negli stati europei, prima a Parigi e poi a loro spese pagarono il trasferimento alla Tate Modern di Londra. Si voleva vendere in Europa il sogno americano, l'idea che grazie al capitalismo, grazie al capitale, grazie ai soldi, si poteva fare qualcosa di buono, cioè stipendiare degli artisti nuovi, controcorrente e di protesta. Ovviamente questo sistema dell'arte poi a un certo punto va in cortocircuito perché gli artisti stessi, che pur non arrivano mai a capire questo coinvolgimento diretto della CIA, addirittura uno dei magnati nel consiglio di amministrazione del MoMA, proprio Rockefeller, quello che dà il nome anche alla famosa piazza di New York, anche lui usò spesso l'arte per fare un washing, in questo caso di se stesso, non solo collaborava con la CIA, ma aveva talmente, come tutti quelli che lavorano nella finanza, le mani in pasta in questioni anche abbastanza scomode, che comunque essere mecenate delle arti serviva anche a trasformare i suoi scheletri nell'armadio in un circolo virtuoso. Donald Jameson, il fuoriuscito dalla CIA, che ha rilasciato questa intervista in cui parlava di come la CIA ha in qualche modo inventato l'espressionismo astratto direttamente, nel senso che ha proprio spinto anche collezionisti che erano un po' dubbiosi a dare una chance a questa nuova forma d'arte, dice che la politica che l'America adottò per anni nei confronti degli artisti anche di rottura era quella chiamata del guinzaglio lungo. Ed era tutto meditato, anche quando si parla di artisti letterati bravi. Lo stesso George Orwell fu molto supportato perché chiaramente le sue opere letterarie erano una critica del comunismo, quindi ha scritto dei capolavori, ma si ritrovò anche nel posto giusto al momento giusto. Non sono certo artisti che lottano contro il potere costituito, sono invisi al potere, come potevano essere di più invece le avanguardie artistiche delle guerre mondiali. Uno potrebbe pensare che questo riguardi solo l'arte americana, ma anche l'arte italiana ne fu influenzata. Proprio Fontana e Burri in Italia furono artisti che si staccarono un po' dalla visione intellettuale filocomunista per sperimentare più in chiave informale, quindi più vicini anche a quello che stava accadendo negli Stati Uniti. L'Italia era rimasta culturalmente molto sdoppiata, ambivalente. Da un lato gli Stati Uniti la proteggevano economicamente, quindi anche noi siamo parte del loro grande progetto antisovietico, però allo stesso tempo l'Italia fin da subito era stata piena zeppa di intellettuali, ovviamente filocomunisti, che magari erano stati anche nella partigianeria o comunque avevano fatto parte della resistenza, quindi guardavano sempre un po' con una certa antipatia a quanto succedeva in America. Ed effettivamente, però, dovevano riconoscere che l'arte dell'URSS non era affascinante da imitare quanto quello che stava accadendo di nuovo negli Stati Uniti. Del resto, così facendo, gli americani non hanno inventato niente di fatto, hanno seguito il precetto degli antichi romani quando dicevano panem et circenses, no? Ovvero che per tenere il popolo soddisfatto e contento bisognava soprattutto puntare sul dargli ciò che vuole, ciò che lo appaga a livello sensoriale e svagarlo e divertirlo. Quindi erano importanti anche i circenses, tutto ciò che poteva divertire e distrarre il popolo, quindi ovviamente il teatro, gli spettacoli gladiatori, le attività sportive di qualsiasi tipo. Questa cosa non è assolutamente mai morta. Sono tutti fattori di benessere, la possibilità di essere intrattenuti e svagati, e quindi anche sono tutti modi per tenere più facilmente a bada le masse, ovviamente. Nella guerra fredda questa diventò proprio l'arma segreta degli Stati Uniti, tanto più che l'URSS era un'arma che quasi non volevo usare. È affascinante vedere come l'arte, che di solito è considerata un po' un ornamento della realtà, un qualcosa che diventa abbastanza superfluo nei momenti seri, in realtà spesso rappresenta una sorta di veramente arma segreta, fino
dall'antica Grecia, passando per la Firenze dei Medici, arrivando proprio al protezionismo della CIA su tutta l'arte occidentale, che ha strascichi ancora oggi, perché in primo luogo non dimentichiamo che spesso per far inghiottire meglio la pillola del capitalismo viene ricordato che il capitalismo nella società attuale va spesso a braccetto con la democrazia in qualche modo. E secondariamente noi come italiani viviamo le conseguenze perché questa spaccatura, questa doppia anima ancora adesso in noi permane e sta portando tuttora eterni dibattiti su posizioni che sembrano incompatibili. In effetti, il nostro intero sistema giuridico, politico, sanitario, culturale è stato influenzato in qualche modo sia dal modello dell'URSS sia dal modello americano. Siamo un paese letteralmente tra due fuochi da molti anni e sicuramente non siamo neanche gli unici. Bene, fatemi sapere se conoscevate questo risvolto del rapporto tra Pollock, l'espressionismo astratto, e la CIA americana. Io vi mando un grosso bacio e salutiamo la CIA caramente.